La Biennale in sé è un'istituzione assolutamente particolare, non ha eguali in Italia e pochi anche nel mondo, nel senso che l'unica fondazione culturale che lavora contemporaneamente su più ambiti espressivi, su più forme d'arte, su più linguaggi, con l'obiettivo non sempre realizzato di riuscire a connettere questi vari linguaggi, a ragionare sulle connessioni che già esistono o a costruirne di nuove di volta in volta a seconda delle varie edizioni delle biennali stesse. Quest'anno però Reynkolas ha davvero fatto una cosa molto diversa. La sua biennale di architettura era completamente, come dire, innovativa e di rottura rispetto alle biennali del passato, che erano sostanzialmente, pur con tematiche diverse, esposizioni di progetti di architetti che riguardavano il presente o il futuro dell'architettura stessa. Qui invece si ragionava addirittura a partire dal passato sui fondamenti dell'architettura, prendendo come modello storico e ideale il nostro paese, cioè l'Italia, e attraversando la storia di quest'ultimo secolo per risalire appunto ai fondamenti stessi, alle componenti essenziali del linguaggio architettonico, per arrivare a individuarne alcune peculiarità e quindi anche in qualche modo ripensarne il presente e il futuro. L'idea di Colas poi è stata in qualche modo geniale, direi, no? Di utilizzare il cinema come fil rouge all'interno di questa mostra per collegare tutta una serie di elementi apparentemente sparsi e frammentari che poi però si ricompongono in un disegno unitario. Perché il cinema? Perché in realtà, al di là del fatto che è più facile pensare ai rapporti fra cinema e pittura o cinema e teatro o cinema e danza, in realtà i rapporti fra cinema e architettura sono altrettanto stretti, anche se meno espliciti e sui quali si è meno riflettuto. Intanto sia il cinema che l'architettura sono due arti dello spazio e quindi condividono, come dire, un approccio nei confronti della realtà che è sostanziale. Non è un caso, per esempio, che tantissimi registi della storia del cinema, anche importanti, sino architetti che poi sono passati al cinema, da Eisenstein a Fritz Lang, da Nicolas Rey a, non so, Amos Gitai, per citarne uno ancora attivo e tra l'altro anche molto conosciuto e molto bravo. È la dimensione stessa del cinema, come dire, la natura ontologica, direi, dell'immagine cinematografica, che in qualche modo è al servizio di una concezione e di una trasformazione dello spazio che è la stessa sulla quale lavora l'architetto nel suo mestiere quotidiano, no? Quello che fanno i registi non è molto diverso, è individuare uno spazio e renderlo funzionale a quelle che sono le esigenze di un racconto, di una documentazione, di una ricostruzione storica, persino di una, come dire, proiezione futuristica, no? Quello che fa l'architetto. Si trasforma lo spazio in funzione di qualche cosa, di un progetto, di un'idea, di una committenza. Da questo punto di vista davvero non ci sono differenze ed è questa la cosa che rende davvero più vicino il cinema all'architettura di quanto abitualmente no, non si pensi, no? Allora, utilizzare, come ha fatto Reynkolas, con l'aiuto, come dire, in qualche modo, della mostra del cinema e delle sue competenze, utilizzare il cinema come fil rouge all'interno di questo percorso storico, ideale, metaforico, sui fondamenti dell'architettura è stata la carta vincente, perché il cinema ha questa capacità che nessun'altra forma espressiva ha, cioè di condensare in un'immagine, con la complessità assoluta, che ha, come dire, il reale, tutta una serie di dati che gli altri linguaggi hanno difficoltà a riprodurre e a restituire. E quindi da qui la straordinaria, come dire, potenza del cinema, che è insieme una documentazione insostituibile per farci vedere che cos'era un determinato spazio, una determinata città, un determinato pezzo di natura o di paesaggio in quel preciso momento storico, con una quantità di dati, di informazioni che è difficile mettere insieme altrimenti. E poi le trasformazioni, perché mettere insieme, come è stato fatto in
questa mostra 82 sequenze di film che coprono praticamente l'intero secolo passato, vuol dire ripercorrere idealmente la storia delle trasformazioni architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche del nostro paese. In qualche misura il cinema in passato aveva restituito qualcosa all'architettura, quando aveva avuto la capacità, per esempio, di raccontare storie di architetti che si confrontavano con la natura stessa del loro lavoro e quindi in qualche modo aiutando a riflettere su problematiche che sono proprie degli architetti ma che sono in realtà patrimonio di tutti, perché hanno a che fare con la collettività, la società, la trasformazione, le committenze, eccetera, eccetera. Adesso forse questo avviene un po' meno, forse anche perché è cambiata così tanto la figura dell'architetto che diventa un po' più difficile identificare una figura singola e renderla immediatamente, come dire, trasmissibile al pubblico di oggi. Quello che può fare il cinema è però restituire questa complessità, che è la complessità contemporanea. L'architettura è qualcosa che permea la nostra esistenza, le nostre città, la nostra dimensione sociale, dalla quale non si può prescindere, e quindi che il cinema possa farsi in qualche modo carico di questo compito, no? Di riflettere anche su questi aspetti che non sono secondari, ma che sono invece, direi, in qualche modo essenziali nella riflessione sulla trasformazione del nostro presente, del nostro contesto urbano e naturale in cui viviamo, beh, questo mi sembra un obiettivo che il cinema dovrebbe e potrebbe porsi. Va bene? È perfetto. Figurati.